Si era infilato in una trappola potenzialmente per lui mortale, senza rendersene conto, e si era messo a miagolare disperato come unico modo per chiedere aiuto. Se l'è vista brutta, ma conti fatti, è stato fortunato il gattino che lunedì sera a San Drigo è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. Il micio si era infilato dal tetto in una canna fumaria in disuso di un'abitazione, rimanendo incastrato. Per estrarlo vivo è stato necessario praticare dei fori sulla parete, consentendo di raggiungerlo. Con ogni probabilità si trovava nell'anfratto già da alcuni giorni, tenendo presente che l'inquilina era stata assente dall'abitazione per un breve periodo di vacanza. Al suo rientro in casa aveva udito degli strani rumori provenire dall'edificio, inizialmente senza capire di cosa si trattasse. Dopo aver percepito con chiarezza il miagolio di un gatto, alla donna non è rimasto che segnalare il problema al 118. Per riuscire a riportarlo alla luce, i pompieri hanno fatto dei buchi nell'abitazione all'altezza di dove si trovava il micio, aiutandosi con la mano di un operatore. Il micio è stato messo in una gabbietta e consegnato poi a una volontaria. Ora, dopo essere stato rifocillato, si trova in mani sicure e nel frattempo si cercano proprietari del trovatello avventuriero.